Usate il vostro superpotere interiore per completare il primo livello. Servirebbe un aiutino, se solamente avessimo saputo quale superpotere usare. Siamo rimaste bloccate al primo livello. Nel frattempo ho raccolto queste pietre. Posso farci qualcosa? Vedete? Conosco diversi superpoteri che farebbero al caso nostro, tipo il volo o la vera superforza. Ma quale sarà quello giusto? Forse sarebbe il caso di pensare fuori dagli schemi, pensando a qualcosa di diverso che magari è in quel distributore. L'abbiamo provato! Io ho vinto un girocollo e una pochette rosa. Io una borsetta ricoperta di gemme e questo visore. Occhiali da sole per cani. Oh, vanno bene al barboncino. Occhiali a forma di cuore e delle scarpe rosa. Abbiamo vinto tutte cose diverse. Proprio così, perché siamo tutte diverse. Sennò che senso avrebbe usare lo stesso superpotere? Così come tu hai ordinato il gelato e io i biscotti, abbiamo anche scelto due avatar diversi. Sono le differenze che ci rendono speciali. Malibu, il tuo superpotere è avere un sacco di immaginazione. Oh, Brooklyn, che cosa gentile hai detto! Questo deve essere il tuo superpotere, il karma! Tu fai sempre la cosa giusta. Guarda come hai riutilizzato quelle pietre! Una cosa nobile! E tu invece non ti arrendi mai! Questa è la super perseveranza! Perseveranza, immaginazione, nobiltà e karma! Abbiamo tutte il nostro superpotere personale, ma insieme noi siamo... Team Z! Hai fatto bene a proporre uno spuntino, Malibu. Anch'io stavo morendo di fame. Scommetto che abbiamo ordinato la stessa cosa. Biscotti! Invece no. Oh! Pianeta Moda! Venite, entrate a Pianeta Moda. L'ultima esperienza virtuale in fatto di tendenze. Due biglietti, per favore. Con piacere, ma fate attenzione. Oh! Vi divertirete un mondo! Yeah! Benvenute alla Cyber Casa di Moda, Barbie e Barbie. Pianeta Moda è in crisi creativa e ha bisogno del vostro aiuto. Per prima cosa scegliete un avatar. Il look a cuori è ispirato al cuore che metto sempre dentro tutti i miei progetti creativi. Invece la fantasia a quadri trova ispirazione nella mia creatività, che è ponderata e molto organizzata. Wow! Ottimo risultato! Perseveranza, immaginazione, nobiltà e karma. Abbiamo tutte il nostro superpotere personale, ma insieme noi siamo... Team Pink! E adesso, come vuole il karma, ascoltiamo il punto di vista di tutte. È solo la mia immaginazione o quelle montagne? In realtà sono degli occhiali capovolti. In attesa di un tocco di nobiltà con una spolverata di strass, guardiamo le cose attraverso lenti diverse. Capito? Lenti per via degli occhiali da sole. Sì, l'avevamo capita. Sentite, abbiamo già provato a superare le montagne, ma appelliamoci alla perseveranza ancora una volta. Seguitemi! Avete sbloccato i vostri superpoteri giocando sulla vostra unicità. Godetevi il prank! Stiamo arrivando! Livello numero 2! Pianeta Moda riavrà presto tutta la sua creatività grazie a... Team Pink! Ora, ricordate quello che conta veramente. Ricordare quello che conta veramente? Facile! E ci aspetta anche un concerto grandioso! Mi domando chi ci accompagnerà. Oh, caspiterina! Quello è il trio fashion più popolare di tutto il pianeta! Oh, com'è bello avere delle fan! Beh, allora speriamo che ci facciate arrivare in tempo al concerto! Anche se non siamo ancora pronte! Questo mi sa che è un compito del Team Pink! Siamo noi! Perseveranza, immaginazione, nobiltà e karma! Che meraviglia! Ok! Fantastiche! Allora aiutiamo queste pop star a presentarsi con stile e usciamo da questa caverna! Pop mi piace molto! Significa tante cose, a dire il vero! A questo pensiamo dopo, Pop! Presto! Team Pink, sono senza parole! Ah, visto? Questi outfit esprimono perfettamente la nostra...
Guardate quante piccole creature sono uscite! Credo che abbiano bisogno del nostro aiuto, ma così rischiamo veramente di rovinare i vestiti del concerto! Siamo il Team Pink! Salviamo i cuccioli! Per fortuna vi abbiamo salvati, tesorini! Oh, ma guardate come si sono ridotti i nostri vestiti, tesorini! E ce ne vorrà di tempo per passare al terzo livello, tesorini! Secondo me dobbiamo comunque andare al concerto! È questione di nobiltà! Il pubblico sta aspettando, è karma! Per cui è necessario perseverare! Forse dobbiamo ripensare alle istruzioni con un po' della nostra immaginazione! Team Pink! Ferme! Cos'ha detto la voce digitale all'inizio del livello? Ricordate quello che conta veramente. Ora ho capito! Andiamo! Fashion! 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 Stanno ancora facendo il tifo per noi! Anche in questo stato? Certo! Che la moda è favolosa, ma quello che conta veramente siete voi! Il vostro talento, la vostra amicizia, e sì, anche i vostri cuccioli! Allora, come andiamo, Pianeta Moda? Un attimo, Skipper, Stacy, Chelsea, come avete fatto a venire qui? Tu e Brooklyn pensate davvero di essere le uniche che vanno al centro commerciale? Stiamo facendo il gioco anche noi! E finalmente ci avete raggiunte! Grazie, Chelsea! Può darsi che siamo state più lente di voi, ma preparatevi per una sorpresa! Pianeta Moda, come avrete notato, forse non abbiamo il nostro solito aspetto fashion. Ma basta avere un pizzico di immaginazione e possiamo diventare tutte più fashion che mai! Ma certo, in pratica ci siamo immerse nei glitter! E non ce ne saremmo accorte senza un po' di perseveranza! E un tocco di nobiltà che è utile come non mai! Bravissime, Team Pink! Siete state creative stabilendo le priorità come vere professioniste. Secondo livello completato, 50% di creatività ripristinata. Intanto cominciamo a trattare con cura ogni parte di noi, inclusi tutti i pori, con una maschera facciale brillante. Noi siamo bambole. Le bambole hanno i pori? In effetti no, ma la faccio più per il profumo rilassante. Alla fragola! Allora ci sto anch'io! Decisamente importante prendersi del tempo per riflettere sulla bellezza naturale. Ma fantasticare su un nuovo look può essere altrettanto rinvigorente. Da un'occhiata a questo, Malibu. Ma quanti dettagli! Ti si addice sia dentro che fuori. È l'ideale per esprimere se stesse. Lo stile interiore che incontra quello esteriore. Ah, pace interiore. Invece fuori è un disastro. La cura della persona richiede che ci sia uno spazio sicuro ed accogliente. Facciamo le nobili e puliamo! Grazie per averci coinvolte! Ora mi sento fresca come un cetriolo di mare in un idromassaggio! Anch'io, credo! Più che altro, mi sento decisamente pronta per l'ultimo livello. Congratulazioni, Team Pink! Avete completato il livello bonus! Le difficoltà che stanno per arrivare richiedono molta cura di sé e voi l'avete eseguita in modo impeccabile. Bravissime! Mille grazie! Grazie! Anche il relax richiede perseveranza, immaginazione, nobiltà e karma! E squame! Guardate! Il fiume di fango è stato formato dai prodotti cosmetici che si sono rovesciati. Oh. Ecco che succede quando le persone non collaborano. Il caos. A proposito di caos, Team Pink, benvenute al terzo livello. Il livello finale! Per salvare il pianeta Moda, dovrete sguinzagliare la trendsetter che c'è in voi per attraversare il fiume di fango e partecipare in modo creativo al concerto delle Cuties. Pianeta Moda! Ecco a voi le Cuties! Siamo qua! Noi siamo rimaste vittime della crisi creativa! Ma il Team Pink sta andando al concerto!
Lì sceglieremo il look migliore che c'è per vincere il gioco e ripristinare la creatività. Speriamo che Team Pink entri in azione. Buona fortuna, Team Pink. O come dicono sul nostro pianeta, spaccate, ragazze. Team Pink, è stato un onore. Ma adesso è il momento delle trendsetter. Sono sicura di trovare un paio di sassi grazie al quale riuscirò ad attraversare il fiume. Questa è perseveranza. E vai! Sì! Sarebbe nobile se si riuscisse ad aiutare qualcun altro ad attraversare il fiume. Bon voyage, Barbie! Sì! Potere alle donne in azione! Sarò gentile anch'io e ti aiuterò ad attraversare. Yahoo! Sì! Ok! Sì! A cosa può servire la mia immaginazione?